Siamo al distretto sanitario di Martinsicuro. Quando nasce questa struttura? Ma io vorrei fare prima una premessa. Vorrei dire che siamo in una zona dove vivono circa 30.000 persone fra Martinsicuro e Tortoreto, ed era una zona che orbitava, e forse ancora in parte orbita oggi, sulla sanità della Val Vibrata, quindi era una delle cause maggiori di mobilità passiva. Questa è una struttura che è stata, ahimè, come tante altre in Italia, e in questo tour della sanità che faremo in Val Vibrata ne vedremo di altre e di peggio, che pur essendo stata inaugurata nel anno 2000 è entrata in funzione di fatto da pochi mesi, perché per la bellezza di 10 anni, cioè fino a quando non ci siamo insediati noi, questa struttura, che per metà è dedicata alla dialisi e per metà era costituita ed è costituita da poliambulatori, aveva un numero di specialisti e un afflusso medio di circa 80 prestazioni al mese. L'aver individuato in questa struttura un potenziale arma di drenaggio con medici specialisti dell'ospedale di Sant'Omero, con medici convenzionati e poi anche con medici di medicina generale, dopo l'inaugurazione, quella vera fatta, perché ce n'è stata una nel 2000 a cui è seguito il deserto, dove qui era presente una macchina appena, dopo l'inaugurazione fatta dal presidente Chiodi nel mese di febbraio, la bontà di questa scelta è dimostrata, come al solito, dai fatti e non dalle chiacchiere. Noi siamo arrivati ad avere una media di prestazioni polispecialistiche fra le cardiologiche, le ginecologiche, le urologiche, le ortopediche di circa 1.400 prestazioni al mese, e siamo talmente in crescita che abbiamo in progetto di ampliare, poi lo vedremo sul retro, una nuova struttura per poter insediare qui, oltre che gli ambulatori, anche una struttura fissa radiologica, perché come vedete quel camion, quel mezzo mobile è in grado di poter fare mammografie ed ecografie. Noi vorremmo invece utilizzare gli ulteriori spazi, abbiamo già il finanziamento per potenziare la struttura e poterci inserire una radiologia fissa e un laboratorio fisso. Quindi realizziamo quella che viene definita come acronimo UCCP, cioè unità cure primarie, in cui i medici di medicina generale a turno copriranno le 24 ore e i medici specialisti dell'ospedale, a secondo delle giornate, saranno presenti in questa struttura. L'obiettivo è doppio: ricreare quella simbiosi fra i medici di medicina generale e i medici specialisti, ricreare quella fidelizzazione fra il medico specialista che lavora in ospedale e che è lo stesso che sta qui nel territorio, in modo tale da riattrarre i pazienti nell'ospedale di Sant'Omero. Io vorrei dire un'altra cosa. Questo esperimento ha dato dimostrazione, e l'utenza che adesso vedete esternamente rappresentata dalle macchine, ma che poi potremo vedere dall'interno rappresentate da persone in carne ed ossa, che non raccolgono firme ma sono utenti, e per noi è questo quello che maggiormente conta, hanno a disposizione delle strumentazioni di ultima generazione che vengono utilizzate ad orari diversi da vari specialisti. Per cui faccio un esempio: un ecografo multidisciplinare che è in grado di poter trattare più patologie non appartiene ad un solo medico, ma viene suddiviso secondo orari prestabiliti e quindi lavora 12 ore al giorno. Questa è anche una razionalizzazione delle risorse, in maniera tale che l'ecografo è stato comprato, quindi tagli non sono stati fatti. Soltanto, invece che comprare un ecografo per ogni specialista, sono gli specialisti che girano intorno all'ecografo, che funziona 12 ore al giorno e che potrà essere ricomprato fra un paio d'anni, cosa che non era possibile lì dove venivano gestiti per poche ore, se non addirittura per pochi minuti, da ogni specialista nei propri reparti un solo ecografo.
questa mattina è qui a Martinsicuro come paziente, cosa ne pensa di questa struttura? Beh, io è la prima volta che vengo qui perché ho fatto controlli altrove precedentemente e devo dire che oltre a trovare indispensabile veramente una unità così a portata di mano, facilmente raggiungibile, che non richieda lunghe preattese, sono arrivata un quarto d'ora fa e già ho fatto, ma soprattutto molto molto competente il personale, sia medico che paramedico, e disponibili, insomma devo dire che il livello ottimo l'ho trovato. Seconda tappa del nostro tour Colonnella, siamo al centro socio-educativo La Formica. Qual è la storia di questa struttura? Per certi versi è una storia proprio da anni 80-90, peggiore di quella di Villa Rosa, perché mentre a Villa Rosa quella struttura è stata sottoutilizzata, questa struttura, il cui primo progetto con un impegno di spesa di oltre 1,5 milioni, non era stata mai aperta, e questo risale al 1996. Poi nel 1998 e nel 2000 sono ripresi i lavori, che ci sono stati riconsegnati nell'anno 2000. Dal 2000 al 2010 nulla è stato fatto. Noi ci siamo insediati come amministrazione esattamente nel dicembre del 2010, a febbraio abbiamo aperto questa struttura che dà delle risposte in termini affettivi, secondo me, perché la conosco bene, ma anche poi di sostegno a quelle famiglie, a quei ragazzi disagiati che prima non avevano nulla di tutto quanto questo. Quindi diciamo che è una struttura sociosanitaria gestita al meglio, e sulla gestione di questa struttura vi potrà essere più precisa la coordinatrice della cooperativa, che si chiama La Formica, che gestisce la struttura stessa. Prima del 2011 La Formica ha dovuto ospitare questi ragazzi in strutture che non erano completamente a norma, alcune non erano proprio agibili e soprattutto non erano dotate di quelle attrezzature e quelle minime cose tipo i servizi igienici, quindi indispensabili per la vita quotidiana di un disabile, quindi non erano a norma e assolutissimamente in grado di accogliere questi ragazzi, e rendevano comunque il lavoro molto difficile, difficoltoso per l'operatore e per il ragazzo stesso. Quindi nel 2011 abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo, perché arrivati qui, insomma, la struttura si può dire che veramente accoglie i ragazzi in piena agibilità, idoneità, e rende il servizio fruibile, quello che invece prima di questo non era possibile. Siamo all'ospedale di Sant'Omero, terza tappa del nostro tour. Qual è la storia di questo ospedale? Ma la storia di questo ospedale è una storia che io conosco molto bene, perché ci ho lavorato per 20 anni. Questa struttura è rimasta chiusa fino al 1985. Dall'84 all'85 un gruppo di persone di buona volontà, gli amministratori dell'epoca, adesso non li rammento tutti, rammento Alberto Pompizzi, Altobrando Chiarini, Gianni Vallese. Nell'85 si è aperta questa struttura, dove grazie anche alla presenza di validi professionisti era diventato un punto di riferimento non solo per la sanità vibradiana, ma anche per la sanità marchigiana e abruzzese. Scelte scellerate dal 2000 in poi, la maggiore delle quali è stata la perdita di un grande professionista, il dottor Gargano, e sostituzioni inadeguate, hanno fatto sì che in 10 anni questa struttura praticamente fosse desertificata. Quando ci siamo insediati nel dicembre del 2010, il direttore mi chiese di venire ad visitare questa struttura. Praticamente non c'era assolutamente nessuno. L'abbiamo riattivata, ricostituendo sia il patrimonio tecnologico, e poi lo vedremo all'interno dell'ospedale, sia investendo sulle nuove sale operatorie e sia su nuovi professionisti. Abbiamo portato per la prima volta la parte analgesia, e l'ospedale, da disertificato con parcheggi che erano praticamente inutilizzati, oggi, come vedete sulla destra, abbiamo la necessità di ampliare i parcheggi stessi. Qui all'ospedale di Sant'Omero ci sono delle nuove sale, di cosa si tratta? Allora, quello che lei vede alle mie spalle è il nuovo gruppo operatorio. La parte muraria
è stata ultimata a giugno del 2012 perché secondo la nuova legge Balduzzi i punti nascita debbono avere due caratteristiche: aver superato il numero di 500 parti, e noi ormai questa struttura è lanciata verso i 1000 parti all'anno, ne faceva meno di 400 due anni fa, e avere poi una struttura dedicata, sala parto, sala operatorio, sala parti in acqua, direttamente all'evento parto. La gara per le attrezzature è stata conclusa un anno e mezzo fa, siamo riusciti finalmente ad aver sbloccato questo finanziamento, credo che entro 15 giorni riprenderanno i lavori e per i primi dell'anno prossimo le donne che desidereranno partorire in Val Vibrata potranno avere a disposizione, oltre che un'equipe eccezionale come hanno già da adesso, anche una struttura di cui poi vi mostrerò le foto, che è sicuramente all'avanguardia, perché io e il professor Patacchiola, io facevo il ginecologo prima, siamo andati in giro per l'Italia per scegliere il meglio per questo presidio, come stiamo scegliendo il meglio per tutta la nostra azienda, come dice il logo, il meglio è nella tua azienda. Cosa nascerà in questa struttura? Questa l'abbiamo vista dall'esterno, quello che nascerà in questa struttura sarà sicuramente il più bel gruppo sala operatoria, sala parto che esiste in Italia. Queste sono le immagini, non so se può riprenderle, ci sarà una sala parto per il parto indolore, perché qui facciamo il parto indolore, ci sarà una sala parto per il parto in acqua e poi ci sarà una sala operatoria completamente dedicata a quei parti che dovessero complicarsi a finire a taglio cesareo. L'intera struttura, non solo questa, ma l'intera struttura ospedaliera come quella di Giulianova è stata completamente climatizzata. Tenete presente che le cose non si fanno soltanto attraverso degli investimenti economici, ci vogliono anche gli uomini. Il dottor Pietro D'Ursi è responsabile ed è stato un pioniere nell'ambito dell'iniziare questa attività di parto analgesia. Ha seguito insieme ad altri colleghi anestesisti e ostetriche dei corsi di formazione full immersion presso il Fato e Bene Fratelli, dove si fanno 5.000 parti all'anno. Questa esperienza l'hanno seguita adesso anche gli ostetrici e gli anestesisti di Atri e Teramo che stanno iniziando. L'inizio dell'attività qui risale a circa un anno e mezzo fa, il numero di parti sono passati da 400, quest'anno siamo lanciati verso i 1.000 parti. C'è l'equipe che lavora guidata dal professor Patacchiola in ostetricia e ginecologia. Quale migliore occasione di avere qui vicino il professor Patacchiola, che fa lo stesso lavoro che facevo io e che ha preso il posto che occupavo io. Quando l'Università dell'Aquila mi chiese eventualmente una mia disponibilità per venire a Sant'Omero a ricoprire l'incarico di direzione di questo reparto, io lo confesso e non me ne vergogno, non sapevo neanche dove fosse Sant'Omero e quindi venni con i colleghi universitari a fare un sopralluogo in questo posto e devo dire che mi sono innamorato di questa struttura, che all'epoca si vociferava addirittura dovesse essere chiusa, quindi una struttura che credo forse sia l'unica norma nella regione Abruzzo con tutti i sistemi di sicurezza e quant'altro. Dopodiché il lavoro duro è iniziato in quel momento perché c'era una carenza di personale, una carenza di strumentazioni che grazie alla collaborazione stretta della direzione siamo riusciti a colmare e attualmente devo dire che i dati ci danno un pochino ragione, nel senso che l'attività è sicuramente aumentata, il numero di parti è elevato e anche l'attività chirurgica viene svolta anche con interventi estremamente impegnativi. Faccio un esempio: interventi di chirurgia endoscopica, insomma, che richiedono oltre che una buona manualità anche delle attrezzature che la direzione ci ha messo a disposizione. Quindi mi sento in qualche modo di essere responsabile, fra virgolette, di questo rilancio dell'ospedale insieme agli altri colleghi che hanno contribuito a ciò. Dopo l'ostetricia, la pediatria. Anche il dottor Sciarra, pressoché ha iniziato questa sua avventura venendo da Teramo qui a Sant'Omero, e sentiamo quelle che sono le sue impressioni. Sì, sono quasi 3 anni ormai che sono qui in questo ospedale, l'ho visto rinascere, sono onorato di lavorare in questa struttura. Nel corso degli ultimi 3 anni abbiamo visto più che raddoppiare, anche per merito del professor Patacchiola, il numero dei nati, e noi cerchiamo di garantire assistenza a questi piccoli bambini che sono nostri ospiti al nido in patologia neonatale. Anche per i bambini di tutta la Val Vibrata garantiamo assistenza durante il ricovero ospedaliero. Abbiamo tutto sommato un buon
riscontro di pazienti che si affidano alle nostre cure e che tutto sommato escono soddisfatti, tanto che ci tornano a trovare per le visite di controllo. Noi chiaramente non siamo ancora contenti, cercheremo di migliorare, di poter arrivare ad offrire un'assistenza sempre migliore ai bambini e ai neonati, in modo tale che finalmente questo ospedale abbia un ruolo che si merita a tutti gli effetti. E io un'ultima cosa volevo aggiungere, che quando lavoravo io qui e quando è arrivato anche il dottor Sciarra e il dottor Patacchiola, la struttura funzionava in reperibilità, cioè il medico veniva chiamato a casa. Da due mesi c'è presente 24 ore su 24 un pediatra, 24 ore su 24 un ginecologo e con l'avvento dalla parte analgesia 24 ore su 24 un anestesista. In fondo abbiamo la radiologia, che abbiamo fornito di nuove attrezzature, un nuovo ecografo, una nuova TAC e in via di acquisizione una risonanza magnetica osteoarticolare, anche questo per investimenti di milioni, altro che tagli. Noi abbiamo investito nella nostra struttura aziendale in tutta oltre 28 milioni di euro e molti di questi sono stati investiti qui a Sant'Omero. Questo è l'ospedale Val Vibrata visto da davanti, un ospedale che ha cominciato da circa 2 anni e mezzo a rivitalizzarsi, sta dando dei risultati eccezionali nei numeri, nella qualità e, come dicevo prima, è evidente che tutto questo è il risultato di più elementi che vanno a combinarsi favorevolmente, dagli investimenti fatti da parte dell'azienda alla risposta positiva fatta da parte dei professionisti e alla riconquista di fiducia fatta sia da parte dei medici di medicina generale, che ricominciano a convogliare i loro cittadini verso questa struttura, e cittadini che si trovano talmente bene da averla rivitalizzata completamente. Qui vicino all'ospedale di Sant'Omero un'altra struttura, quale sarà la sua funzione? Questa struttura per noi dovrà avere una funzione che è prevista fra l'altro anche nel nostro piano di investimento. La provincia di Teramo attualmente ha una richiesta di circa 40-45 bambini affetti da autismo e trova soddisfazione solo per una ventina di loro. Il piano prevede altri 20 posti e noi li vorremmo allocare in questa struttura, prendendo soprattutto bambini in tenera età. L'altro giorno insieme al dottor Profeta e al sindaco siamo andati a verificare quella struttura che già esiste, che è sita in Teramo vicino all'ospedaletto, e i professionisti ci hanno detto che prima si inizia la terapia e maggiore è il recupero per questi bambini sfortunati. Quindi, come nel centro Helios, abbiamo dato una risposta ai Metter Diva, perché ormai, come avete visto, quei ragazzi sono abbastanza irrecuperabili, quindi è uno stato di mantenimento. Qui invece dovrà essere uno stato di cura per cercare di alleviare le sofferenze delle famiglie. Naturalmente si tratterà di una struttura semi-residenziale, cioè i ragazzi saranno presenti solo di giorno, e una struttura di recupero. Devo dirvi che io sono rimasto commosso, e con me credo anche il sindaco, 2 giorni fa quando abbiamo visto come vengono curati questi bambini e quella piccola parvenza di luce che è riapparsa nei loro occhi. Ora siamo in questa struttura che l'ospedale ha adibito a casa di riposo. Come funziona? Sì, questo è l'ex ospedale di Sant'Omero, dismesso 30 anni fa, e adesso grazie a un accordo con la ASL e con l'IPAB e il Comune di Sant'Omero, adesso provvederemo a ristrutturare tutto l'immobile con il contributo della Fondazione Tercas e andremo a rendere più adatto il tempo che trascorrono gli anziani con noi, quindi andremo a rifinire meglio la struttura e a fare altre opere di sistemazione alberghiera. Dottor Antelli, siamo giunti all'ultima tappa del nostro tour nella sanità nella Val Vibrata. Siamo a Sant'Egidio alla Vibrata. Qual è la storia di questo distretto sanitario? Ma lei, come vedrà, alle nostre spalle abbiamo 2 strutture. Una struttura fatiscente che da qui a pochi giorni sarà abbattuta, che è il segno tangibile degli sprechi degli anni 60. L'altra struttura invece che è a fianco
è stata per tempo utilizzata soltanto come centro diurno di salute mentale e c'era una buona parte inutilizzata. Abbiamo creduto di ripetere l'esperienza di Villa Rosa e quindi dare ai cittadini di Sant'Egidio e zone limitrofe la possibilità di utilizzare questa struttura 6 giorni a settimana con vari specialisti, evitando di andare nelle Marche, ma anche evitando, per fare delle visite specialistiche, andare a Sant'Omero, che per quanto vicino è sempre più difficoltoso rispetto a quello di poter avere sul posto una risposta sanitaria. Dottor Pinto, il 30 settembre l'UCCP sarà operativo, può illustrarci un po' le sale di questo distretto? Sì, confermiamo che lunedì 30 settembre la struttura sarà finalmente operativa. Entriamo nella prima stanza, che è la stanza che sarà tendenzialmente occupata dall'oculista, e è una stanza tra le più significative, perché possiamo vedere come le attrezzature che sono state acquistate dall'azienda sono sicuramente all'avanguardia. E in questo ambulatorio invece ci saranno, diciamo, le chirurgie, la chirurgia generale tenuta dai chirurghi dell'ospedale di Sant'Omero, la chirurgia proctologica sempre tenuta dai colleghi dell'ospedale di Sant'Omero, con altre specialità che si alterneranno nel corso della settimana, quali per esempio la dietista, che costituisce un altro fiore all'occhiello di questa struttura. E in questa zona invece ci saranno, diciamo, degli specialisti che non utilizzano generalmente attrezzature particolari, quali la dermatologia, la neurologia in questo ambiente. Stesso discorso per questo ambulatorio, dove ci sarà la diabetologia e la dermatologia. In quest'altro ambulatorio invece abbiamo attrezzato completamente questo ambulatorio per specialità altrettanto significative, che sono la ginecologia e l'ostetricia. Quindi qui abbiamo un ecografo ginecologico di ultima generazione, insieme ovviamente al lettino. Ci sarà l'ostetrica per i pap test, sia per quanto riguarda gli screening sia per quanto riguarda i pap test, diciamo, a prenotazione, l'ecografo appunto ginecologico con i colleghi ginecologi del presidio ospedaliero di Sant'Omero. In quest'altro ambulatorio anche qui ci saranno specialisti che si alterneranno, ma significativo è la presenza di 2 postazioni per la cardiotocografia, sempre tenuti dal presidio ospedaliero di Sant'Omero. E entriamo nella zona dove è presente anche qui un ecografo, questa volta multidisciplinare, anch'esso di ultima generazione, e qui si alterneranno la radiologia di Sant'Omero per le ecografie multidisciplinari, unitamente anche all'ecografia pediatrica tenuta dai colleghi del presidio ospedaliero di Teramo, l'urologia come per Martinsicuro, e in più opereranno i cardiologi del presidio ospedaliero di Sant'Omero, quindi la possibilità di fare elettrocardiogrammi, di fare ecocardiogrammi e holter sia cardiaci che pressori. In tutti gli ambienti, abbiamo visto, sono già dotati di PC di collegamento in rete per quanto riguarda le refertazioni, e quindi qui termina la parte diciamo prettamente sanitaria. Ci troviamo nell'atrio d'ingresso della struttura, che non ha soltanto la funzione di sala d'attesa, ma anch'essa è una parte importante e operativa di tutta la struttura, perché alle mie spalle vediamo la porta di accesso all'ambulatorio, che sarà occupato di giorno dalle 8 alle 20 dai medici di medicina generale, che inizieranno le proprie attività nell'ambito di questo mese di ottobre prossimo.
La notte dalle 20 alle 8 di mattina dalla guardia medica notturna e festiva, per chiudere il discorso su una struttura che sarà attiva H24 tutti i giorni dal lunedì alla domenica successiva. Qui è un altro aspetto molto importante della struttura, perché abbiamo attivato il CUP come era stato già programmato nel corso dell'inaugurazione, il CUP dove ovviamente sarà possibile sia telefonicamente e sia attraverso la presenza dell'utente effettuare prenotazioni non solo per questa struttura ma per tutta l'azienda ASL di Teramo. Noi guardiamo questa demolizione che, oltre che vera, è anche simbolica, nel senso che qui si demolisce un tratto di cattiva sanità che ha caratterizzato gli anni 60, 70, 80, 90, 2000, dove si costruivano cose inutili. Noi il 27 luglio abbiamo fatto, del 2013, cioè 40 giorni fa, abbiamo fatto due operazioni contemporanee, promessa questa demolizione e inaugurato e attivato, adesso l'andremo a vedere, l'UCCP. Oggi è una settimana esatta da quando è iniziata l'attività poliambulatoriale tipo Villa Rosa qui, e mi diceva l'addetto al CUP che già in una settimana si sono avute 140 prestazioni tra ortopedia, chirurgia, radiologia. Questa è soltanto le persone che si sono prenotate per domani per la radiologia. Basta poi entrare all'interno degli ambulatori per vedere, sovrapponendo l'immagine, ciò che era fino a una settimana fa e che quello che invece è oggi. Grazie. Così abbiamo finito. Qui finisce il nostro tour. Can't you see me? Can't you see? La nostra azione è costellata di piccole iniziative portate a termine. Abbiamo anche No, you'll never know.